Cari amici, un abbraccio dal sottoscritto Gianni Amendola a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i napoletani nel mondo e naturalmente a tutti coloro che mi seguono con affetto e con simpatia sui miei siti. Cari amici, senz'altro avete saputo quello che riguarda questa Superlega europea, dove parteciperanno le più grandi big del calcio europeo e anche tre italiani, tra le quali la Juventus, l'Inter e il Milan. E su questo argomento tutti hanno detto la propria e così con umiltà voglio dire anche la mia opinione, che naturalmente può essere condivisibile o no, non è Vangelo, quindi potete tranquillamente non essere d'accordo con me. Anzi, vi pregherei di dire la vostra opinione, di scriverla qui nei commenti sotto questo video. E allora, la Superlega. Sinceramente, questo argomento, se andate a cercare il video qui su YouTube, alcuni anni fa, 5-6 anni fa, disse questa cosa Aurelio De Laurentiis dopo un'incazzatura per una decisione della Lega Calcio italiana e disse la Juve, l'Inter e il Milan, ma perché non se ne vanno a fare un campionato a parte in modo che lasciano vincere qualcuna delle italiane meno ricche e meno potenti? Beh, è stato veramente un profeta Aurelio De Laurentiis, perché si è avverato, o meglio si sta per avverare concretamente quello che lui predisse tanto tempo fa. Incredibile. Il titolo di questo video è Morto il calcio, dice tutto il mio pensiero, perché sono veramente convinto che adesso il calcio è morto definitivamente. Veramente non è che viveva tanto bene il pallone in Italia e anche in Europa e nel mondo, ma adesso possiamo dirlo definitivamente, è morto il calcio. Pensate che tutte coloro che faranno parte di questa Superlega europea, campionato a parte di tutte le nazioni, cioè ci saranno squadre tedesche, ci saranno squadre italiane, squadre spagnole che non parteciperanno più secondo quello che decide l'UEFA e naturalmente i campionati nazionali, non parteciperanno più ai campionati nazionali. E tutte coloro che fanno parte di questa Superlega, guarda caso, sono tutti club che per pagare profumatamente e anche di più i loro calciatori praticamente si sono indebitati fino all'osso del collo, sono piene di debiti e non sanno come riparare a questi problemi economici. E allora, in un momento meno opportuno possibile, cioè quello della pandemia, ma un momento molto opportuno per loro, hanno così fatto nascere questa Superlega sotto la direttiva del presidente della Juventus, Agnelli. Ma non solo lui, anche quello del Real, del Barcellona e compagnia bella. Quindi, organizzatrici di questa Lega europea, Superlega, sono proprio le squadre italiane insieme ad altre due spagnole. E queste cinque squadre in questa Superlega, pensate che anche se dovessero chiudere il campionato di Superlega a 0 punti, rimarrebbero sempre di diritto lì. L'anno dopo ricomincerebbero il campionato da capo. Perché? Perché sono i club fondatori, coloro che hanno fondato questa Superlega. Vi sembra questa una giustizia sportiva? Cioè, come se il Napoli, partecipando al campionato di calcio italiano di Serie A, terminasse a 0 punti e l'anno dopo lotterebbe ugualmente per lo scudetto.
Sarebbe un'ingiustizia incredibile al di là dei colori. Bene, questo succederà nella Superlega se tutto verrà confermato e incomincerà il via. Praticamente, cari amici, il calcio già lo era, ma adesso è diventato solo ed esclusivamente un business, un affare di soldi. Infatti questa Superlega, pensate, porterebbe nelle casse della Juve, del Milan e dell'Inter, parliamo di quelle italiane perché ci interessano più da vicine, la bellezza di 400 milioni l'anno. Pensate se la Juve, il Milan e l'Inter con 400 milioni l'anno e per poter partecipare a quella Superlega, quali calciatori potrebbero comprarsi, e quindi altro che Superlega, il campionato italiano sarebbe ancora di più condiviso fra tutte e tre, come lo è sempre stato, come lo è e come sarebbe da qui all'eternità, se queste tre squadre non verrebbero escluse, dico escluse, dalla Serie A. Quindi questo è il mio pensiero. Allora, volete fare questa Superlega? Caro presidente Agnelli, Milan e Inter, la volete proprio fare, visto che siete i fondatori di questa Superlega? Bene, fatela pure, ma toglietevi dalle ballast. Sì, escludetevi dalla Serie A. Speriamo che succederà come ha detto l'UEFA e come ha detto la Lega Italiana Calcio, cioè che queste tre squadre, comprese le altre, verranno escluse dai campionati mondiali, verranno escluse dai campionati europei e dai campionati nazionali, e i loro calciatori non potranno partecipare ai campionati mondiali europei, e queste squadre verranno escluse dalla Champions League. Io me lo auguro che sia così, compreso il fatto che le tre italiane vengono escluse dalla Serie A. Così ci faremo un campionato, sportivamente parlando, tra poveri, come ci considerano loro. Ma secondo voi la Lega e l'UEFA resisterà alla tentazione dei miliardi? Perché lì veramente è un giro di miliardi, perché poi i tifosi, purtroppo, per passione, sono così stupidi che non arrivano ad essere coerenti con la loro passione, a dire no, non ci stiamo, non guardiamo la Superlega, e così un paio d'anni e scompare. No, i tifosi la guarderanno, e come, la Superlega. Sento già juventini, milanisti, interisti che si glorificano, che sono diventati ancora più buffoni e antisportivi di prima, a dire voi fatevi il campionatino italiano, noi andremo a fare la Superlega. Ma se fino a oggi avete buttato il sangue per poterlo vincere questo campionato italiano, adesso è diventato il campionato di, e ancora non va in porto questa cosa. Sinceramente io penso che l'UEFA e anche la Lega Italiana Calcio, appena vedranno il cash, il denaro, i miliardi di questa Superlega, se andrà in porto, staranno zitti, acconsentiranno, i tifosi continueranno a guardarli, ad essere presi in giro e a cacciare denari, e purtroppo noi innamorati di calcio ci renderemo finalmente conto di due cose: una, che siamo dei coglioni; due, che oramai il calcio è definitivamente morto.